Debutto convincente, sono piaciuti spirito e disciplina tattica, ordine, compattezza, pressing organizzato, equilibrio ma anche coraggio. Dopo la rete di Lescano che ha deciso il match, i biancazzurri non si sono abbassati. Il rammarico non averla chiusa prima con diverse occasioni e così nel finale 2-3 insidie di una certa consistenza frustrate da Plizzari e Cancellotti. Come un gol fatto la provvidenziale chiusura del terzino, ancora tre migliori su Di Gaudio. Colombo ha indovinato i cambi. In avvio di ripresa Colai e Jabouà hanno dato quel quid in più in termini di imprevedibilità e sostanza. L'italo-ganese, piacevole sorpresa, ha corso e tamponato con l'ex Sassuolo, appunto Colai, è aumentata la qualità negli ultimi 16 metri. A centrocampo bene Kraia, tra i più positivi. L'italo-albanese ha uno spiccato senso della posizione, gioca semplice, al massimo due tocchi. L'intelligenza tattica di Mora ha un valore aggiunto. Spesso in fase di costruzione l'ex Spal si è piazzato a sinistra, consentendo a Milani di alzarsi. Una caratteristica sembra chiara, la riconquista del pallone in zone alte del campo. Sotto questo profilo si vede che i biancazzurri hanno lavorato tantissimo. Centrali di difesa sempre pronti ad accorciare, insomma si corre in avanti e tutti partecipano alla fase di non possesso. Pronti via, Colombo ha schierato 5 under, Plizzari, Milani, Kraia, Germinario, l'esordio assoluto in C, e il 17enne delle Monache al debutto dal primo minuto, Lavillino appena 2, Guadagni e Ricciardi entrambi del 2000. Si riparte con una vittoria senza prendere gol, non è un dettaglio, per carità è solo l'inizio di un percorso, c'è ancora tanto da migliorare, ma il pubblico ha apprezzato, anche questo non era scontato.